Sono Adriano Favole e insegno antropologia culturale e cultura e potere qui all'Università di Torino. Per quanto riguarda il mio personale contributo al progetto Modelli e pratiche per la convivenza interculturale, proverei a toccare tre punti sostanzialmente. Allora, il primo riguarda il concetto stesso di convivenza. La parola convivenza è una parola interessante che fa parte di una famiglia linguistica che mi piace chiamare così, la famiglia linguistica del con trattino o com in alcuni casi. Sono una serie di termini che esistono in italiano, in spagnolo, in altre lingue, ma non in tutte le lingue. Per esempio, sono molto più difficili da tradurre in inglese. Parole come condivisione, conflitto, convivialità, condoglianze, compassione. Sono tutte parole che cominciano con il latino cum, poi diventato con, com, e che hanno a che fare con il fatto di stare insieme, di creare dei legami, di creare un noi, chiamiamolo così, che vive per qualche tempo, ma per il tempo in cui esiste, è qualcosa di più della somma degli io che lo compongono. Allora potremmo chiamarlo così, la famiglia linguistica del noi. Queste parole designano delle situazioni, spesso in situazioni di gioia o di dolore, in cui noi ci sentiamo molto vicini agli altri, al punto che è quasi come se i nostri io un po' si fondessero, come quando diciamo appunto condoglianze, cioè il dolore con te, insieme a te, siamo una cosa sola nel sentire dolore. La convivialità è mangiare insieme, ma non solo il fatto materiale di mangiare, appunto, ma di stare così insieme, di entrare in ritmo all'unisono. Quando si mangia insieme c'è uno che parla, gli altri ascoltano, poi c'è un altro che parla, a volte ci si sovrappone, ma in una sorta di gioiosa fusione, chiamiamola così. Allora, il termine convivenza ha un po' questo significato, no? Dello stare insieme, anche se noi lo usiamo poi anche nel nostro progetto in due significati, cioè da un lato aspirare alla convivenza vuol dire aspirare a un modello dello stare insieme vero, progettare il futuro, adesso ci tornerà. Dall'altro, convivenza è un po' termine generico per dire stare insieme, anche magari però separati gli uni dagli altri, quindi un po' a questa ambivalenza di fondo e cercherò di usarlo appunto in un senso o nell'altro. Quando vuol dire creare qualcosa insieme, cioè creare una società in cui le varie unità e componenti sociali vivano insieme, significa che accentuiamo lo scambio, l'intreccio di rapporti e di relazioni. In alcune società dell'Oceania in cui ho lavorato, condividere e convivere si esprimono con la metafora dell'intreccio, l'intreccio di fibre, per esempio, che crea una stuoia. Ricordo un artista della Nuova Caledonia, un'isola della Melanesia in Oceania occidentale, che per rappresentare lo stare insieme, lo stare insieme di comunità di diversa origine, come quelle che abitano la sua isola, aveva rappresentato un grande ago, un ago come quelli che si usano per cucire la paglia alla sommità delle abitazioni tradizionali. L'ago è il simbolo appunto della cucitura, del tessere, del legare dei fili, che si inseguono, ma tutti insieme creano un tessuto, no? Che appunto sta insieme. Allora, Francesco Remotti, che ha partecipato a questo progetto, ci ha insegnato, ci ha proposto, ed è una proposta che accogliamo, di distinguere la coesistenza dalla convivenza. Coesistere vuol dire sì, stare insieme, ma magari anche fianco a fianco, senza molto parlarsi. Invece la convivenza sarebbe quella situazione interculturale in cui i vari attori sociali progettano insieme un destino comune, no? E allora potremmo dire, a proposito del modo con cui le società stanno insieme,
che in fondo questi modi si dispongono in una specie di continuum che va a un'estremità dal massimo dell'ostilità verso gli altri, dall'annullamento in realtà delle possibilità di qualunque convivenza, quali sono appunto le politiche dell'eliminazione dell'altro. Potremmo dire che il primo tassello di questo continuum è l'annientamento, la Shoah, il fatto di dire eliminiamo tutti quelli che sono portatori di una differenza significativa rispetto a noi. In questo ideale schema potremmo mettere poi il respingimento, respingimento che è una parola, tra l'altro, si è usata per un po' anche come una parola chiave nel campo delle nostre migrazioni, ve lo ricorderete, no? Quando si diceva respingere i migranti. Respingimento è una parola impegnativa, vuol dire che non uccidiamo, non eliminiamo, ma respingiamo con forza chi è un portatore di una qualche differenza culturale. Poi c'è la segregazione, se vogliamo. La segregazione è mettere a parte, l'apartheid, è il dire sì, io posso anche tollerarti, no? Però purché tu viva segregato da me, allora sono appunto i ghetti, ecco. Poi c'è il disprezzo, c'è il vivere insieme ma con quell'aria di disprezzo nei confronti di tutto ciò che è diverso da me. C'è l'indifferenza, no? Anche l'indifferenza è un sentimento molto negativo in termini di convivenza. E quando dico va bene, stai pure qui, però non mi interessa quello che tu fai, l'importante è che tu non mi dia fastidio, non mi calpesti i piedi. Poi c'è l'accettazione, che se vogliamo è un passo in avanti. C'è l'autonomia, riconoscimento che ogni gruppo di quella data società ha una sua autonomia di vita, che però viene prima del rispetto. Il rispetto invece è un passo verso la convivenza vera, perché è il dire io non la penso come te, però anche le tue credenze mi interessano e le rispetto. E poi c'è l'interesse, ecco, l'interesse è un passo importante nella via verso la convivenza. L'interesse verso il modo con cui altri mangiano, vivono, si comportano, si vestono, si muovono sulla scena pubblica. E l'interesse può dar vita alla relazione, che è una componente fondamentale della convivenza, quella in senso pieno. Il coinvolgimento, potremmo dire, viene poi, quello di dire, bene, io ho dei progetti, ma voglio avere a che fare con altri. Quelli che ancora classifichiamo come altri in qualche modo. Poi c'è il riconoscimento dell'interdipendenza, riconoscere che una società è fatta di componenti diversi, più o meno diversi, più o meno somiglianti, ma che queste componenti insieme si sostengono, sono importanti l'uno per l'altra. E per arrivare appunto all'altra estremità del continuum, che è appunto la convivenza in senso pieno, o la progettazione di un destino comune, cioè il fatto di non spaventarsi di pensare ad un futuro in cui quelle differenze, quelle che oggi ci appaiono differenze, saranno stemperate, superate, o forse non ci ricorderemo neanche più di essere stati diversi dagli altri, perché abbiamo creato un progetto in comune. Il secondo punto che vorrei toccare rispetto al mio contributo a questo progetto è un po' il tentativo di rispondere qui molto in breve a questa domanda. Perché tutte le società affrontano la questione della convivenza? Allora, il problema o risorsa, come alcuni lo pensano, giustamente convivenza, non ha soltanto a che fare con una società multiculturale, prodotta di migrazioni, movimenti, eccetera. Bisogna dire infatti che noi abbiamo scelto in questo progetto alcuni luoghi di studio e alcuni momenti storici, ma come sanno bene gli insegnanti o gli studenti che ci sentiranno, il tema della convivenza si può analizzare nella Roma antica, nella Grecia antica, a Bisanzio, in Egitto, insomma, ovunque noi ci posizioniamo nel tempo o nello spazio. La questione della convivenza nasce nelle faccende umane perché noi siamo degli esseri culturali. Diciamo, cioè degli esseri che crescono non con un modello unico di umanità,
no? Diceva Clifford Geertz, non esiste l'uomo con la U maiuscola, non l'ho mai visto. Ho conosciuto dei marocchini, dei balinesi, dei giavanesi e poi anche ci metteva nomi etnici che volete mettere. Geertz stesso diceva, noi nasciamo con la potenzialità di vivere mille tipi di vita, ma poi finiamo per averne vissuta una sola. Perché una caratteristica dell'umano è quello di formarsi dentro delle specifiche configurazioni di simboli, che chiamiamo appunto le culture, dentro con degli stili di vita peculiari, che nella storia umana si sono rivelati una straordinaria capacità di adattamento ai più diversi ambienti, forse persino troppo straordinaria, nel senso che il successo dell'essere umano sul pianeta sta scontando anche, si sta scontrando con diversi problemi di natura ambientale. La cultura è uno strumento di adattamento molto efficace e consiste nell'elaborare risposte particolari che si adattano ad ambienti di vita, ambienti anche, come dire, naturali, ma anche ambienti simbolici, via via specifici. Potremmo fare l'esempio della lingua, se volete, no? Come non notare che gli esseri umani hanno una passione sconfinata per creare lingue differenti. È vero che muoiono ogni anno molte lingue, come ci viene detto e come ci dicono e ricordano i linguisti, ma è vero anche il contrario. Ogni anno sulla Terra nascono nuove lingue o cominciano a cementarsi delle lingue che poi diventeranno magari prima dei dialetti o dei pidgin e poi delle vere e proprie lingue. Quindi la costruzione della differenza culturale è una costruzione che ha a che fare con il nostro adattamento appunto ai più diversi ambienti. Tutto ciò ci porta ad essere, diciamo così, relativamente diversi gli uni dagli altri, no? In questi giorni in cui registriamo questo contributo, si celebra il giorno della diversità culturale, istituito su proposta dell'UNESCO dall'ONU nel 2002. Allora, vi leggo brevemente la definizione che si dà di differenza culturale. La cultura, dice l'articolo 1 della Dichiarazione Universale della Diversità Culturale, ONU 2002, la cultura assume forme diverse nel tempo e nello spazio. Questa diversità viene rappresentata nella unicità e nella pluralità delle identità dei gruppi e delle società che compongono il genere umano. Come fonte di scambio, innovazione e creatività, la diversità culturale è necessaria per l'umanità quanto è la biodiversità per la natura. In questo senso è un patrimonio comune dell'umanità e deve essere riconosciuto per il beneficio della generazione presente e di quelle future. Allora, questa definizione, su cui possono esserci alcune paroline che non ci soddisfano, ma a me piace molto questo passaggio, no? Come fonte di scambio, innovazione e creatività. Diversità culturale non è necessariamente la costruzione di barriere, ma è auspicabilmente la realizzazione di scambi, innovazione e creatività. Ed è qui che scatta un po' la molla del nostro discorso sulla convivenza. Studiare la convivenza non significa soltanto proporsi, ed è un obiettivo importante, intendiamoci, di stemperare gli attriti che si creano tra soggetti portatori di differenze, di abitudini culturali diverse. Significa anche e soprattutto dirci quanto può essere arricchente il mettere insieme le differenze, no? E ricordarci che le differenze sono state costruite, si costruiscono costantemente a partire da un insieme di somiglianze. D'altra parte, come ancora ci ricordava Francesco Remotti, il termine diversità contiene in sé la somiglianza. Qualcosa che è diverso è anche simile in qualche modo. E ciò che è simile è anche un po' differente. Quindi c'è un legame bionivoco tra questi due termini. Praticare la convivenza significa
tentare di mostrare che le differenze sono storicamente e geograficamente situate, ma che non ci impediscono di scambiare, connettere, tessere. Allora, se vogliamo fare un esempio forse semplice ma efficace, no? In fondo è quello dell'orchestra. L'orchestra armonizza degli strumenti più differenti, non ne annulla affatto le specificità, però quello che produce una bella orchestra non lo può fare da solo nessuno strumento. Terzo punto di questo mio contributo ci fa slittare, diciamo così, da un approccio più teorico invece ad alcune situazioni di campo. Io, come sono un ricercatore che lavora principalmente sull'Oceania, su alcune isole dell'Oceania e più di recente su alcune isole che fanno parte di un mondo che ci è pressoché sconosciuto, anche se in realtà ci dovrebbe essere molto familiare, che è quello dell'Europa d'oltremare. Alcuni stati europei, la Francia, la Gran Bretagna finché è rimasta in Europa, il Portogallo, la Spagna e la Danimarca, possiedono, diciamo così, termine forse improprio, tuttora una serie di isole che si collocano nell'Oceano Pacifico, nell'Oceano Indiano, nell'Atlantico, nei Caraibi, e alcuni grandi territori come la Groenlandia e la Guyana francese in America Latina, che pur godendo di una relativa autonomia oggi e anche direi quasi di una sovranità per certi versi, alcuni di questi territori, sono tuttora legati alla madrepatria, mettiamoci le virgolette, o come si dice in questi territori rispetto allo Stato europeo ex colonizzatore, rispetto alle rispettive metropole, no? Metropole è la parola che si usa in queste isole per definire la Francia o il Regno Unito o l'Olanda per i Caraibi, eccetera. Allora, io sono interessato di questi territori a partire dalla mia prima ricerca di dottorato in Polinesia sull'isola di Futuna, che è uno di questi territori, è francese formalmente, ma è anche un'isola dove esistono delle strutture di potere locali e un grado, diciamo, di relativa autonomia, per esempio nell'amministrazione della terra, che ne fa qualcosa di molto diverso da un'appendice coloniale della Francia. Allora, non voglio addentrarmi troppo nelle particolarità di questi territori, ma spiegarvi perché sono interessanti per il nostro tema della convivenza. Allora, molte di queste società, anzi tutte queste società, sono state a un certo punto colonizzate da una potenza europea, alcune in tempi già molto lontani, quindi siamo alla fine del 500, in pieno 600, e penso ai Caraibi e a tanti territori delle Americhe. Alcuni molto più di recente, come le isole dell'Oceania, che entrano nella sfera francese o inglese nell'Ottocento, molte nella seconda parte dell'Ottocento, quindi non poi tantissimo tempo fa. Allora, in virtù della presenza coloniale e poi delle dinamiche migratorie storiche, molte di queste società hanno delle composizioni etnico-religiose estremamente variegate. Nell'oltremare europeo esistono popoli indigeni cittadinanza europea, come noi esattamente, faccio qualche esempio: i Maori di Tahiti, le popolazioni di Marron, cioè discendenti di schiavi fuggiti della Guyana francese, che in realtà sono, ecco, in questo caso non sono indigeni, diciamo quasi indigeni, ecco, c'è tutta una disputa su questo. I popoli amerindiani della stessa Guyana francese, che stavano già lì al momento dell'arrivo degli europei. Ci sono quindi popoli indigeni, ci sono popoli discendenti di società che sono state costrette dalla schiavitù o da quel grande fenomeno che è stato l'engagisme, cioè il lavoro semiforzato in realtà nelle piantagioni. Discendono da queste
componenti gli afro-caraibici, per esempio, che popolano appunto il mondo caraibico, o i creoli ancora della Guyana francese, o i creoli della Réunion, una grande isola dell'Oceano Indiano non lontana dal Madagascar. Poi ci sono delle componenti in queste isole e territori nate da migrazioni più recenti, cosiddette libere, e quindi gruppi asiatici, cinesi, vietnamiti, laotiani, componenti europee, italiani tra gli altri, polacchi, sloveni, che sono emigrati nell'oltremare in cerca di lavoro, fortuna, e sono diventati poi in alcuni territori poco per volta delle componenti permanenti di questi territori. E poi ci sono discendenti dai primi coloni europei, a volte trasportati di forza come condannati, penso ai pionieri in Nuova Caledonia, in Oceania, che sono tutti discendenti di galeotti, trasportati a forza sull'isola per diventare dei veri coloni. Insomma, l'interesse di questo mondo d'oltremarino è molteplice per noi, almeno per un antropologo, e cioè vedere delle stratificazioni di modelli di convivenza che per forza, per costrizione o più raramente per libera scelta hanno preso forma, no? Noi ci stupiamo di vedere nelle nostre città a fianco una moschea piuttosto che una chiesa cristiana. Beh, la Réunion nell'Oceano Indiano ha ospitato la prima moschea francese, per esempio, e siamo alla fine del Settecento. Nella capitale, nel capoluogo della Réunion, Saint-Denis, a poche centinaia di metri si trovano sinagoghe, chiese, moschee, no? In una sorta di Babele religiosa e linguistica che non manca di dar vita a frizioni, ma che nel tempo ha dato vita anche dei modelli di convivenza che forse ci è utile conoscere per provare a organizzare un destino comune nelle nostre società, nella società italiana, che almeno a livello massiccio più di recente ha conosciuto dei grandi flussi migratori e la stabilizzazione di gruppi etnico-nazionali dentro i confini. Allora, qualche esempio preso un po' a caso di questi modelli di convivenza, tanto per arrivare anche a dei risultati, come dire, un po' più concreti di questo progetto. Allora, io farò tre esempi. Il primo è tratto dall'isola di Futuna. Siamo in Polinesia, Polinesia occidentale, un'isola in cui si parla francese ma soprattutto polinesiano, in cui il 99% degli abitanti sono di origine polinesiana e soltanto l'1% sono francesi, che spesso vivono solo per 2 o 3 anni sull'isola, il tempo di un contratto da insegnante o da funzionario di qualche ufficio della delegazione francese. Allora, voi mi direte, beh, in un'isola che ha il 99% della componente maggioritaria, che problema di convivenza c'è? O cos'è il tema della convivenza? Beh, è interessante vedere invece come anche qui, in questa società di orticoltori polinesiani, peraltro ci sono circa 4.000 abitanti qui e 10.000 vivono altrove, in altre parti di mondo, quindi è una diaspora fortissima. In realtà anche qui si intravedono dei modelli di convivenza, perché non c'è nessuna società che non organizzi la relazione con le altre società, anche quando non sono fisicamente presenti persone di altre culture. Allora, il primo modello l'ho chiamato un po' scherzosamente il modello a cipolla di convivenza. Modello a cipolla, voglio dire, la cipolla è fatta di strati che, se voi cominciate a togliere, sotto i quali non trovate nulla di diverso che altre cipolle, sostanzialmente, no? Se tu appunto stratifichi una cipolla, al nucleo c'è sempre la cipolla, cioè non, forse sarà un po' più concentrato, non so, la cipollosità, ma è sempre quella. Allora, a Futuna, se noi invece facciamo questo lavoro a cipolla,
ritroviamo che questa cultura è fatta di strati e si concepisce come fatta di strati, il cui nucleo più interno è chiamato la tradizione o casto. E tutto ciò che stava già lì nel momento in cui cominciarono poi altre dinamiche. La tradizione è quello che si dice mitologicamente è scaturito dall'isola quando, salita dai fondali oceanici, no, vi vivevano già delle persone che facevano già alcune cose che le persone fanno anche oggi. Certi tipi di danze, lo scambio cerimoniale, produrre stoffe di corteccia, mangiare soprattutto tuberi amidacei e così via. Su questo strato poi si è innescato un secondo strato, che è quello cosiddetto in lingua locale lotu o religione. È l'arrivo della religione cristiana, siamo a metà dell'Ottocento, quando per una serie di avventure che non vi racconterò, comunque missionari cattolici arrivano su quest'isola, la convertono al cristianesimo e da allora il cristianesimo è uno sfondo importante della vita sociale di queste persone. Ci sono un'infinità di chiese, a Futuna, di cappelle, si recita il rosario alle 5 del pomeriggio pubblicamente, ci sono le messe, c'è un immaginario anche visuale di tipo cristiano-cattolico. C'è poi un terzo strato che è quello che localmente si chiama Falani, che è un termine che vuol dire la Francia. Vuol dire che dal 1959 sostanzialmente, quando quest'isola da protettorato francese è diventata un territorio francese, sono arrivate le scuole della Repubblica, sono arrivati tanti modi di vita della Repubblica francese, da allora si mangia il riso, il pane per esempio, e poi nel tempo sono arrivate l'elettricità, la televisione, i telefoni cellulari, internet, la rete, eccetera. La modernità localmente si chiama Falani, la Francia, perché è la Francia che ha fatto da mediatrice con questo arrivo di questi oggetti, di questi stili di vita diversi. Perché ho parlato di cipolla? Perché nella rappresentazione degli abitanti dell'isola, il convivere di questi diversi strati non è il convivere dell'autentico, la tradizione, con il posticcio, l'inautentico, la modernità. Anche la modernità è pienamente autentica, perché se parlate con la gente di Futuna, dice, è ovvio, noi oggi usiamo le telecamere, i computer, parlo con i miei figli con WhatsApp dall'altra parte del mondo, prendo il Boeing per andare in Europa, guardo la finale di calcio, eccetera. Noi non siamo meno autentici perché siamo diventati francesi. Semmai sono i francesi che avvertono un po' più di difficoltà a diventare un po' più come noi, stando qua, no? Quindi un modello a cipolla è un modello di società che non ha paura di integrare degli aspetti di differenza, li fa propri, mantiene una specie di priorità storica. Noi una volta tradizionalmente eravamo fatti così e ci sono ancora degli aspetti delle nostre vite che ci piace riprodurre, che chiamiamo il mondo della coutume localmente, cioè del costume, dello stile di vita tradizionale, ma non è che quelli sono più autentici nel fatto di andare a messa la domenica mattina, anche quello è autentico. Sono cristiano, mi diceva un mio amico di Futuna, perché sono di Futuna, oppure sono di Futuna e quindi sono cristiano, perché c'è una contraddizione in tutto questo, dovrei rimanere politeista oceaniano perché vivo sull'isola? No, l'essere umano si trasforma, cambia, è creativo, insomma, no. Un secondo modello che ho ritrovato sempre in quest'isola, ma sono dei modelli anche che potete vedere nella vostra vita quotidiana, è quello dell'articolazione, lo chiamo io. Un secondo modello che ho ritrovato a Futuna, ma che non fate fatica a rintracciare anche nelle vostre esperienze quotidiane, io credo, perché così le cose che noi antropologi diciamo spesso non hanno nulla di particolarmente esotico, per fortuna, lo chiamerò così, un modello dell'articolazione. Ci sono delle forme del nostro vivere sociale che avendo un'origine diversa nel tempo, nello spazio,
vivono gli uni accanto agli altri senza mescolarsi particolarmente, ma dando vita appunto a dei sistemi articolati. Allora, vi faccio un esempio. Oggi in quest'isola è molto frequente trovare dei piccoli empori dove si trova un po' di tutto, le cose che le persone mangiano, usano, eccetera, insomma dei negozietti come siamo abituati a vedere anche nelle nostre città. E dentro questi negozi si pratica l'economia del, che noi chiamiamo l'economia commerciale, del profitto. Ci saranno delle merci, ci saranno dei prezzi, entrano delle persone, comprano, c'è la transizione col denaro a cui siamo abituati, no? Tutto troppo normale per attirare in un certo senso la nostra attenzione. Quello che ci fa diventare questo tipo di scambio un po' più strano è che invece ci sono tutta una serie di prodotti sull'isola, per esempio i tuberi e tutto ciò che viene coltivato localmente, ma anche dei prodotti di uso rituale o cerimoniale come le stoffe di corteccia, l'olio di cocco, le stuoie di intrecciate che si usano, come dire, sui pavimenti delle case, che non possono essere comprati e venduti perché rientrano in una sfera di scambio in cui si segue un'altra logica, quella della reciprocità. Allora, è un po' la stessa cosa che a noi accade in un compleanno. Se vado a trovare un amico che mi invita per un compleanno e gli porto un oggetto in regalo, non credo che lui mi chieda quanto fa e che io gli dica ecco fa tot, anzi facciamo attenzione a togliere il prezzo, no? Che è segno di grande maleducazione lasciare su un regalo. Ecco, allora la particolarità di quest'isola è che fino all'arrivo degli europei gran parte delle transazioni avvenivano secondo questo modello della reciprocità. Cioè io ti faccio, ho bisogno di qualcosa, non è che lo compro, ti faccio capire che tu puoi farmi un dono e ti faccio anche capire che quel dono avrà come contraltare un controdono e forse a tua volta con un altro dono ancora, è quello che si chiama la reciprocità e che noi pratichiamo in realtà tra figli, tra familiari, tra amici. È una colonna portante anche della nostra economia, in realtà la reciprocità, ma spesso la trascuriamo. Ma veniamo ai nostri modelli di convivenza. A Futuna vivono come su due binari diversi la logica commerciale e quella della reciprocità, e anche da noi vale un po' questo, no? E spesso i modelli di convivenza consistono nel tenere insieme delle pratiche che non necessariamente si mescolano, ma possono vivere insieme e senza conflitti, senza confliggere, come due binari del treno che vanno avanti all'infinito, senza confliggere, ma senza neanche fondersi in modo particolare. Un terzo modello di convivenza, dove la parola convivenza qui non è usata nel senso ideale di cercare di stare, no, di progettare insieme, eccetera, è quello dell'assimilazione o integrazione. A Futuna, per stare lontano, questo modello storicamente si realizza con il tentativo della Francia di imporre una lingua sull'isola, di imporre un sistema politico, quello appunto del suffragio universale, del voto, della scheda messa nell'urna, eccetera, quello di imporre una scuola simile o uguale per lungo tempo a quella metropolitana, quella del continente francese, no? Sì. Usa di solito per questi territori della Francia lontana, si usano due esempi, no? Il libro di testo delle elementari dove alla lettera M si associa metro, M come metro, ma per un bambino polinesiano la metropolitana non è un oggetto d'esperienza quotidiana, quindi fa fatica a capire M come metro, oppure il libro di storia dove c'è scritto i nostri antenati galli, no? E i polinesiani hanno avuto altri antenati. Allora, l'assimilazione è quel convivere in cui una forza egemone cerca di imporre un modello di convivenza. E è quello che è molto all'opera, per lo più all'opera secondo me, quando noi usiamo la parola integrazione,
che è una parola che a me non piace molto. È vero che è usata in un senso anche non negativo, e anche quindi da persone che hanno ottimi obiettivi, quindi non è che voglio fare la crociata contro l'integrazione. Però vedete, integrazione vuol dire che c'è qualcosa di integro e qualcos'altro che si deve adattare a questo integro senza trasformarlo, no? Il pane integrale è quello dove c'è tutto dentro e non devi scomporlo nelle sue varie componenti, no? E integrazione sa un po' di assimilazione, sa un po' di noi siamo fatti così, se volete diventate come noi, no? Che è anche un po' uno slogan che ogni tanto, se stanno qui devono rispettare le nostre leggi, no? Che da un lato è una tautologia, stare in un paese vuol dire rispettare delle leggi, in realtà nasconde l'idea che ci aspettiamo che gli altri assumano in toto le nostre consuetudini, no? Quindi il modello di convivenza dell'assimilazione è un modello che fa un po' violenza e soprattutto tarpa le ali all'idea di poter costruire un futuro insieme più ricco, più creativamente pensato. Un altro modello di convivenza che ho ritrovato, qui ci spostiamo in un'altra isola, la Nuova Caledonia, una grande isola della Melanesia, 300.000 abitanti, una composizione etnica quanto mai variegata. Allora, qui storicamente, prima dell'arrivo degli europei, esisteva un interessante modello di convivenza tra le popolazioni locali, che si chiamano oggi Kanak, con la doppia K. I Kanak si dividevano in clan del mare e clan della terra. Anche se avevano intrecci linguistici, parentali di vario tipo, i Kanak, che parlavano, pensate, più di 31 lingue per poco più di 100.000 abitanti, quindi una frammentazione etnico-linguistica incredibile, avevano diversi modelli di convivenza. Uno era questa specializzazione tra i clan della terra, cioè dell'entroterra, che erano soprattutto dei coltivatori di tuberi, e clan del mare, che erano quelli che pescavano, no? E allora, tra questi due tipi di prodotti c'era uno scambio continuo, che non era solo uno scambio, diciamo, funzionale ad avere diverse cose di cui cibarsi, ma dietro questo scambio funzionale si nascondevano scambi di tipo rituale, linguistico, insomma, un modello che appunto potremmo chiamare modello della complementarietà o simbiosi in qualche maniera. Nella stessa Nuova Caledonia precoloniale esisteva un altro modello molto diffuso nelle società umane di stare insieme, di convivenza, ripeto, usato qui non in un senso ideale, che era quello della coesistenza o apartheid. Sull'isola di Uvea, una delle isole di questo arcipelago melanesiano, nel tempo si erano strutturate tre tipi di gruppi, tre diversi gruppi linguistici, uno di una lingua melanesiana, Kanak diciamo, al centro un gruppo polinesiano che aveva ricolonizzato l'isola in tempi più recenti, a sud un altro gruppo di un'altra lingua Kanak. Questi gruppi vivevano rigidamente separati gli uni dagli altri, anche se poi avevano in realtà delle relazioni matrimoniali, però nella rappresentazione ideale dell'isola, l'isola era separata in tre gruppi etnici che non si mescolavano, diciamo così, tra di loro. È il modello dell'apartheid, è il modello di società che si spartiscono nettamente il territorio, no? E che non trovano ragioni di progetti comuni, diciamo, no? E allora potremmo pensare, che so, Israele e Palestina di questi tempi, visto che di nuovo è un caso politico e di grande frizione politico, etnico, culturale. Un altro modello che invece in Nuova Caledonia è emerso più di recente ed è stato il prodotto di una lunga battaglia per l'indipendenza, che si è conclusa in realtà per il momento non con l'indipendenza del paese dalla Francia, ma con la costruzione di un curioso paese, che oggi si definisce un paese a sovranità condivisa, caledone francese,
è il modello che un grande leader kanak che si chiamava Jean-Marie Chibaou aveva definito il modello dell'interdipendenza. Il riconoscimento, cioè, che noi siamo non solo individualmente, ma anche collettivamente interdipendenti rispetto agli altri. E fu proprio lui, Jean-Marie Chibaou, a creare questa espressione, a usare spesso questa espressione che noi abbiamo utilizzato come concetto chiave nel nostro progetto, che è quello del destino comune. Quando lui diceva la Nuova Caledonia è un insieme di etnie e di società differenti che vuole però per il proprio futuro un destin commun in francese, cioè la costruzione di un destino comune di interdipendenza, no? Un progetto di convivenza che sta andando avanti e insomma, vedremo a che cosa porterà in futuro anche dal punto di vista politico, ma che si basa sul fatto che un popolo indigeno, i Kanak, riconosce come pienamente legittimati a stare su quel territorio i popoli migranti che poi sono arrivati per forza o in libertà, a patto che, ed è questa la sostanza, diciamo, dello statuto che regge questo paese, quegli stessi popoli arrivati, o meglio i loro discendenti, riconoscono i Kanak come abitanti aborigeni del territorio, no? Questo equilibrio tra aborigeni e popolazioni arrivate ha dato vita a questo progetto di destino comune. L'ultimo esempio che vi faccio, alla ricerca di altri modelli di convivenza, è la Guyana francese, di cui ho già parlato, un grande territorio dell'America Latina, in cui esiste un lembo importante di foresta amazzonica, il più grande parco nazionale di Francia si trova in realtà in Guyana francese, il parco nazionale amazzonico della Guyana francese. Allora, in quest'isola, come in altri territori, ben inteso, io questa la uso solo come uno dei tanti casi per portarvi un altro esempio di modello di convivenza. Ci sono società che danno vita a dei gruppi creoli. La creolitudine è un esempio di modello di convivenza, perché non solo i creoli non sono soltanto delle persone, come dire, che biologicamente discendono da persone di origine differente. Questa è la definizione, diciamo così, biologica di creolitudine, ma non è molto sottolineata nella percezione delle persone che si autodefiniscono creoli. La creolitudine è piuttosto un terreno di incontro, no? Una specie di terra di mezzo dove si fondono lingue, appartenenze. Non a caso le lingue creole sono quelle che nascono da un incontro di lingue differenti, no? Che creano qualcosa d'altro che nel tempo si stabilizza come una lingua vera e propria, con una sua grammatica, una sua sintassi, eccetera, diversa dalle altre lingue, ma che è il prodotto, per esempio in Guyana, di apporti più diversi. Nel creolo della Guyana trovate molte parole francesi, la base, diciamo, è prevalentemente francese, ma trovate parole inglesi, portoghesi, spagnole, italiane, no? Che compongono una specie di coinè linguistica, cioè una tessitura linguistica. Ecco, la creolitudine è un altro modello, appunto, di convivenza che non nasce ovunque. Lo ritroviamo nei Caraibi, per quanto riguarda l'Europa d'oltremare, lo ritroviamo nell'Oceano Indiano, Réunion, Mayotte. Curiosamente non lo ritroviamo in Oceania, dove nessun popolo si definisce creolo se non i cosiddetti demi della Polinesia francese, che sono idealmente i discendenti di uomini cinesi e di donne polinesiane, almeno nella rappresentazione collettiva che se ne fa. In Guyana ritroviamo ugualmente il modello dell'apartheid sotto forma di riserve. Le riserve, cioè quei grandi territori dell'Amazzonia che sono di pertinenza esclusiva delle popolazioni amerindiane, decimate dall'incontro degli europei. Tenete conto che si calcola che in queste aree dell'Amazzonia
il 90% dei nativi con l'arrivo degli europei è morto di malattie, di epidemie e pandemie, ecco, no? Quindi effetti molto più catastrofici di Covid-19, hanno letteralmente decimato queste società. Gli amerindiani di Guyana oggi sono circa 12.000 persone che vivono per lo più in foresta, con un rapporto particolare con l'ambiente. Vivono, come dire, da un lato volontariamente questo esilio, anche perché hanno tuttora molta paura delle malattie infettive. Vivono però in una situazione di apartheid, in cui è considerato bene, no, che non ci siano troppi contatti, fusioni, eccetera. Ecco, il modello dell'apartheid, come vedete, è un modello anche questo molto, molto diffuso. Ovviamente anche qui troviamo il modello dell'assimilazionismo francese o dell'integrazione, no, sotto forma di tentativo di francesizzare le popolazioni, anche se, come dire, negli ultimi anni molti popoli indigeni hanno rialzato la testa, come si usa dire, e oggi anche le potenze ex coloniali hanno maggiore attenzione a rispettare le specificità locali. Allora, io vorrei concluderei qui dicendo un'ultima osservazione generale. Quando parliamo di convivenza non dobbiamo mai dimenticarci che nella convivenza si intrecciano dinamiche culturali, persone che si trovano a vivere a fianco e hanno abitudini diverse e cercano concretamente, con le pratiche, a volte del tutto sottotono e senza che queste diventino né urlate né leggi né altro, cercano di stare insieme, di armonizzare il loro piccole o grandi diversità. Però il tema della convivenza, appunto, non bisogna dimenticarsi che mette sempre in gioco forze politiche e di potere. I soggetti, che si tratti di uno Stato, di un'istituzione o anche di una persona di grande potere, i soggetti che detengono il potere hanno una grande influenza nel pensare, nell'imporre e nell'imporre pratiche di convivenza. È vero che spesso i soggetti umani, no, danno vita liberamente a delle forme di resistenza, anche ai progetti che non li vorrebbero far convivere. Abbiamo anche in Italia degli esempi che potremmo citare. Però è vero anche, non dimentichiamoci, che le leggi e le dinamiche di potere hanno un'influenza molto forte su tutto quello che ha a che fare con la convivenza.